Ragazzi, bentornati sul mio canale, qui ed oggi siamo in un nuovo tipo di format che vorrei provare un po' sul mio canale. Infatti quando aprì il canale, se vi andate a vedere il primo video che risale a 120 video fa, ormai è tantissimo, potreste vedere un Nello un po' insicuro. Oltre a questo però potrete sentire una frase abbastanza particolare. Infatti nella frase dicevo che non avrei voluto portare soltanto gameplay, ma essere un canale abbastanza vario. Ed è questo che voglio fare. Infatti oggi inizierà una serie di video in cui andremo a vedere alcune applicazioni o alcune funzioni per i dispositivi Android. Invece in alcuni casi sarà sia per Android che per iOS, nel caso in cui ci sia un video per la batteria, che ho già programmato e so che farò già, quindi ci sarà un video su come salvare la batteria, ma solo se questo video andrà abbastanza bene. Quindi spolliciate, condividete e commentate tantissimo qua sotto se casomai questa prossima applicazione che andremo a vedere vi sarà di grandissimo aiuto, come lo è stato per me. Andiamo subito a vedere l'applicazione che è per Android e non c'è bisogno di alcuna del root e quindi di conseguenza potrete installarlo tutti. L'applicazione è molto comoda e vi serve per poter chiamare, mandare messaggi su un qualunque social come vi pare e piace. Infatti c'è la possibilità di andare su Instagram, su Twitter, su Telegram, su WhatsApp e su Facebook se non sbaglio, oltre alle chiamate e ai messaggi normali. Questa applicazione è quindi comodissima sul vostro telefono se avete bisogno di telefonare e vi servirà soltanto un pollicione. Utilizzate il vostro pollice per slasciare da un lato all'altro e quindi vi compariranno tutti i vostri contatti tra i preferiti. Se invece cambiate schermata potrete vedere non solo i preferiti ma tutta la vostra rubrica o se no le ultime telefonate. Questo vi sarà quindi comodissimo perché vi basterà tenere premuto su un contatto, slasciare e selezionare l'applicazione da utilizzare per contattare questa persona. Quindi è molto comodo in qualunque situazione se non avete voglia di andare sulla rubrica. La cosa bella è che non funziona soltanto con i numeri salvati di rubrica, perché potrete aggiungere anche i vostri gruppi WhatsApp, ma ho un'altra applicazione in serbo per voi per gestire tutte le chat contemporaneamente come su Facebook di WhatsApp. Arriverà presto anche questa, cioè questa serie è già piena di roba e ho appena iniziato, è già piena di roba così. Questa applicazione ha diverse funzionalità, oltre a uno sfondo proprio, ha quindi questa funzionalità di poter utilizzare tutte le applicazioni e se volete aggiungerne altre potrete farlo voi. Ma ragazzi, la funzionalità più comoda in assoluto di questa applicazione è il fatto che funziona anche da lock screen. Questo cosa vuol dire? Che voi, nonostante abbiate il telefono bloccato, quindi bloccato, potrete tranquillamente telefonare e mandare messaggi senza doverlo sbloccare. Beh, per mandare messaggi a meno che non abbiate un PIN, se avete il PIN dovrete sbloccarlo, altrimenti per la telefonata partirà in automatico la telefonata. Molto molto comodo anche questo. Io vi consiglio tantissimo l'utilizzo di questa applicazione perché mi ha semplificato veramente moltissime cose. Può sembrare un'applicazione banale, ma non lo è. Vi consiglio quindi di provarla e di lasciarmi qua sotto un commento con le vostre considerazioni al riguardo. Cercherò anche delle applicazioni molto simili per iOS e cercherò di portarvele anche se io non ho a disposizione un dispositivo iOS. Io come sempre vi ringrazio tantissimo per la visione, spero che questo format vi sia piaciuto come piace a me. Vi ricordo di lasciare un like, un commento, di condividere. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video. Passate al link in descrizione. Ciao!